Ora sì. Ok. Allora, benvenuto in questa intervista. Ti farò delle domande un po' speciali. Grazie, Andre. Ah, grazie mille comunque. E grazie soprattutto per avermi invitato a questa tua intervista. Considera, No. Andrea, che è la prima volta che mi intervista un mio fan, non su Twitch, ma in altri luoghi, pur avendomi conosciuto sulla piattaforma. Grazie. Anche se questa è la mia prima esperienza, quindi non aspettatevi granché, ma faccio del mio meglio. Guarda, molto meglio è fare così, Andre, che non le grandi interviste che ti fanno alla radio, in TV, eccetera. Fidati che è così. Ah, sì, questo ovviamente molto meglio. Allora, iniziamo con una domanda, diciamo, tranquilla. Da dove è nata la tua passione di fare il divulgatore? Ah, da dove è nata? Guarda, sicuramente è nata a scuola, perché quando andavo alle elementari mi piacevano tanto le varie materie, mi piaceva studiare tutto praticamente. Contemporaneamente però anche guardando la televisione, perché mi sono fatto trascinare, lasciar prendere da tanti documentari, programmi televisivi, alcuni dei quali tra l'altro adesso non sono più in onda, sono proprio programmi di quando io ero piccolo. E che però ti portavano alla scoperta della storia, della scienza, e lo facevano in maniera accattivante. Ecco, mi ricordo delle sere in cui non riuscivo letteralmente a staccare gli occhi dal televisore perché ero completamente preso, immerso dalla narrazione che vedevo sullo schermo. Programmi che parlavano anche di misteri, di cose insolute, con o senza il conduttore, che tra l'altro andava direttamente nei luoghi che raccontava. Insomma, ero molto affascinato da questi temi, dai vari temi che appartengono al mondo della conoscenza. E poi riportavo tutto questo a scuola, cioè quando dovevo studiare materie come la storia oppure come la matematica o anche come la geografia, eccetera, quello che avevo visto in queste trasmissioni e che poi avevo letto anche su altri libri, visto che ero molto affascinato, lo riportavo a scuola. E magari delle volte, Andrea, mi rendevo conto che c'erano delle cose che non combaciavano, allora cercavo di capire dove stava la fallacia, quindi chi aveva sbagliato il documentario in televisione oppure stava sbagliando il libro di scuola. E mi ricordo proprio che mi segnavo queste cose, quando mi rendevo conto che aveva ragione il documentario, prendevo la penna rossa, ti giuro Andrea, e segnavo l'errore proprio sul libro di scuola e lo facevo vedere alla maestra per far vedere che quella cosa non era poi così corretta. E poi questa passione è continuata anche nelle scuole successive, fino ad arrivare poi a momenti in cui andavo sempre in biblioteca per leggere i testi dai quali erano tratte dei brani che si riportavano su alcuni libri. Io volevo andare sempre alla fonte originale e quindi leggevo tutto questo. E poi chiaramente durante le interrogazioni riportavo questa mia esperienza a scuola, che francamente era un'esperienza quasi unica, perché nessuno era matto come me che andava proprio a leggersi tutta la Divina Commedia, tutti i Promessi Sposi, tutta la Gerusalemme liberata, eccetera, per avere proprio davanti il libro quasi originale, potremmo dire, anche se naturalmente non è così, di quello che poi veniva riportato solo attraverso delle antologie sui libri di testo. Forse proprio alle scuole superiori ho deciso di voler fare questo da grande. Quindi lavorare nel mondo del giornalismo, giornalismo vuol dire verificare le notizie, vuol dire riportare delle notizie che siano attendibili, fare delle indagini, condurre delle inchieste, tutto questo però non nel campo della politica, non nel campo dello sport, ma nel campo della cultura. Questo vuol dire fare appunto divulgazione. Molto interessante come risposta. A proposito del fatto magari che durante le interrogazioni aggiungevi delle informazioni, hai mai avuto magari problemi di isolamento, magari perché gli altri pensavano che fossi, diciamo, possiamo dire così, sgobbone, se proprio la vogliamo mettere in questo modo?
Quindi... Guarda. Sì, ho capito la domanda, Andrea. E io mi sono sempre reso conto di essere in realtà fortunato, perché nelle varie classi dove sono stato, quindi alle elementari, alle medie, alle superiori, ci sono sempre state delle persone totalmente disinteressate, però giustamente, perché se tu non riesci a colpire le corde più intime di una persona, di un ragazzo, cioè se non riesci a far comprendere a quel ragazzo perché è importante, perché può essere utile, può essere interessante per lui studiare quella cosa, scoprire quel momento della storia che ancora non conosce, allora è chiaro che non può comprenderlo da solo, tante volte non può farlo da solo, questo non succede e quindi bisogna anche in un certo senso giustificare quando queste situazioni succedono. La colpa non è mai dei nostri ragazzi. Ce n'erano tanti appunto non interessati, che pensavano ad altro, avevano altri tipi di passioni, e ce n'erano anche tanti altri, forse così tanti no, erano a dire il vero abbastanza pochi, che si concentravano tantissimo a studiare, cioè studiavano dalla mattina alla sera, imparando le cose a memoria, cercando di primeggiare, eccetera, senza però poi arrivare al nocciolo delle questioni. E tutto questo l'ho vissuto in tutte le classi dove sono stato. E io però non appartenevo né agli uni né agli altri, cioè non mi ammazzavo di studio, questa cosa non l'ho mai fatta. E infatti è anche una delle cose che mi viene rinfacciata da alcuni miei amici, che loro poverini magari dovevano ammazzarsi per riuscire ad ottenere dei buoni risultati, dei buoni voti, perché non amavano tanto quelle materie, quindi non riuscivano a comprenderle appieno, avevano bisogno di qualcuno che li guidasse in quello studio, e allora studiavano tanto perché non riuscivano a fare tanto in poco tempo. Io invece tutto questo lo riuscivo a fare, per fortuna, e quindi facevo tantissime cose, tante attività, così come le faccio adesso, multitasking, però nel senso più nobile del termine, non fare tante cose contemporaneamente, ma avere un momento, un periodo per fare delle cose, quindi suddividere il proprio tempo, e alla fine allo studio non dedicavo così tanto, anzi, dedicavo anche abbastanza poco per i risultati che poi riuscivo a raggiungere, ma quei risultati li raggiungevo grazie alla grande curiosità che mi stimolava e che mi stimola tuttora, grazie anche ad un dialogo che puoi innescare tra diverse materie, addirittura tra campi della scienza e della conoscenza che non vengono mai trattati a scuola, ma ci può essere quel singolo elemento, quella singola curiosità che ti può rimandare a una cosa che state studiando e tu puoi trasferire quella cosa non solo ai tuoi compagni durante l'interrogazione, ma addirittura alla stessa professoressa oppure allo stesso professore. Quindi era come se fosse una sorta di lezione, no? Pure l'interrogazione. E quei cosiddetti bulli, cioè quelle persone che si divertono ad andare contro delle persone che sono diverse da loro, non si concentravano su di me, perché io in realtà ridevo, scherzavo, facevo il cretino tranquillamente anche con loro, perché mi divertivo io stesso e quindi ero parte integrante del gioco, ma invece si riversavano su quei poveracci che invece stavano letteralmente a studiare dalla mattina alla sera e non erano per niente inseriti nel contesto sociale, in cui noi invece riuscivamo a trovarci. Questa cosa, Andrea, l'ho vissuta non solo nel mondo della scuola, ma anche in tutte le altre situazioni, in tutte le altre agenzie educative dove sono stato in quegli anni. Ne sono stato fortunato, mai sono stato vittima di queste cose e nello stesso tempo io me ne rendevo conto, cioè mi rendevo conto che comunque le persone avevano sempre rispetto di me, hanno sempre avuto rispetto. E di questo naturalmente sono grato, anche perché tu lo sai, io sono abbastanza gracilino, quindi se succedeva qualcosa di importante, certamente ci rimettevo io, ma mai nessuno ha osato toccarmi o dire qualche parola in più che avrebbe potuto ferirmi. Di questo, devo rendere conto e quindi lo devo testimoniare. Beh, possiamo dire che sei stato molto fortunato, perché Sono molto purtroppo fortunato. adesso magari se per dire ti concentri un po' di più su determinati argomenti, fai tanti interventi, vieni anche magari preso in giro, però si va avanti. Loro, tra l'altro, Andrea, vedono molto qual è la reazione. Cioè, se magari io facevo tanti interventi, li ho fatti pure all'università, quindi non è che non li facessi per paura, no, di queste persone. Però se loro vedono che appena tu fai un intervento, allora te la prendi, quindi magari sei vittima di queste persone,
E allora ecco che rincarano la dose, perché per loro è un divertimento e può diventare addirittura un divertimento per le persone che non collaborano attivamente con le loro azioni molto negative, talvolta possono sfociare addirittura in delle azioni criminali. Se invece quando loro lo fanno tu stai al gioco, ti prendi in giro tu stesso, io lo dico sempre, mai prendersi troppo sul serio. E magari delle volte loro ci vanno tanto forte e allora tu vai ancora più forte di loro, così loro si rendono conto che sei tu il primo a prenderti in giro e ad essere d'accordo con quello che loro dicono, anche se magari non è così, però io ti sto dicendo qualcosa che devi far mostrare a loro e che devi far credere a loro. Bene, se vedono tutto questo, dopo pochissimo tempo si annoiano perché non c'è più divertimento. Addirittura sei più bravo tu a prenderti in giro che non loro stessi. Quindi certamente poi cambiano mestiere oppure cambiano bersaglio. Beh, quindi alla fine hai dato anche un consiglio. Speriamo ecco. Di sì, perché ne ho viste tante in questi anni, anche da educatore ne ho viste, no? Quindi credo che questa sia una buona strategia. Ecco, una domanda, entriamo un po' più nell'intervista. Qual è stata magari come esperienza, una delle esperienze più belle, diciamo, fuori dal campo scolastico, che hai vissuto? Oh, tu parli in generale, Andrea? Sì, diciamo di sì, dai. No, dimmi più specificamente, non ti preoccupare. Magari, per dire, negli ambiti in cui tu sei più portato, ad esempio, magari su alcuni argomenti storici, oppure magari anche visite al musei, l'esperienza che più ti ha colpito. Ti posso parlare, per esempio, dell'esperienza di vacanza, tra virgolette, che ho vissuto lo scorso anno. Perché nella scorsa estate, tu questo lo sai perché hai letto anche l'articolo, sono stato in Lunigiana, che è una regione storica a cavallo tra la Toscana, la Liguria e l'Emilia. Sono più emiliani che toscani i lunigianesi. E in particolare sono stato a Pontremoli, che è un po' come la capitale di quella regione. Ci sono andato per un motivo abbastanza semplice, cioè per conoscere meglio questa terra che avevo solamente visto in alcuni documentari e mi intrigava particolarmente, veramente tanto interessante. Volevo anche andare al concerto del Menestrello di Pontremoli e della Lunigiana, praticamente uno dei pochissimi cantastorie che sono rimasti nel nostro paese, infatti è anche abbastanza anziano. E la sua musica mi piace alla follia, i suoi testi, le sue canzoni, le sue melodie, il fatto che molte di queste sono in dialetto, ti riportano ad atmosfere, a sapori che non sono più attuali, però che un po' in Lunigiana continuano a tramandarsi. E questa persona che si chiama Bugelli cerca di continuare a tramandare, cerca anche di insegnare il suo modo di fare musica. Lui non sa neanche suonare, fa quattro accordi con la chitarra, però ha sfornato delle canzoni in questi decenni spettacolari e che fanno sempre ballare e cantare tutte le città dove si reca, in Lunigiana e attorno alla Lunigiana. Mi ricordo delle volte ci sono state anche delle scuole, in particolare delle scuole elementari, e i bambini di queste scuole elementari hanno cantato le canzoni di Bugelli. Addirittura mi ricordo che ci sono state delle proteste per vari motivi in quelle terre qualche tempo fa. Ci sono stati degli studenti che hanno partecipato a queste proteste, poi improvvisamente arrivava Bugelli vestito di tutto punto con la sua chitarra, iniziava a cantare le sue canzoni e tutti i ragazzi, tutti i bambini conoscevano le sue canzoni e le cantavano insieme a lui. Nulla di preparato, Andrea, una cosa fatta così all'improvviso, alla buona, eppure tutti le conoscevano. Quindi, insomma, è veramente una figura di spicco di quel panorama. Tanto è vero che anche gli sono stati dedicati alcuni documentari. Bene, ero andato con questa idea. Sono arrivato poi a Pontremoli e ho scoperto una gente estremamente genuina. La scoperta più bella è stata proprio quella della gente e delle persone.
sono stato ospitato insieme alla mia ragazza all'interno di un vecchio seminario, quindi potremmo dire un luogo parrocchiale, tra l'altro la parrocchia del Duomo. Lì c'è stato il sacerdote che ci ha ospitati, che ci ha fatto stare tranquillamente, senza praticamente pagare nulla, con tanti servizi, tutti i pasti che potevamo condurre insieme a loro e insieme anche a delle persone in difficoltà che venivano aiutate da, da quegli uomini di chiesa. Abbiamo conosciuto delle signore totalmente per caso. Per esempio, eravamo andati alla ricerca di un luogo molto conosciuto che si trova a Pontremoli ed eravamo là con la cartina, solo che non sapevamo bene se stavamo andando giusti oppure no, perché c'erano delle strade al limite tra il pubblico e il privato e quindi non si capiva bene se andavano attraversate oppure no. Ma c'è stata una signora che era affacciata al balcone e ci stava osservando, e quando ci ha visto essere in difficoltà, questa signora ci ha chiamato, ci ha fatto avvicinare alla sua casa, lei era proprio sul balcone, abbiamo spiegato un attimo dove volevamo arrivare e lei ci ha indicato la strada, ma non solo, perché poi abbiamo cominciato a parlare con questa signora per circa mezz'ora e lei ci ha raccontato tantissime cose, quello che faceva, abbiamo chiacchierato del più e del meno. Poi naturalmente però dovevamo andare in quel luogo dove ci stava indicando e quindi l'abbiamo salutata per un po'. Siamo ritornati dalla stessa strada perché eravamo rimasti così. Mi raccomando, poi ritornate da qua che vi offro qualcosa, vi offro un caffè. Siamo ritornati quindi davanti a casa sua, era tardi, quindi volevamo citofonare per dirle che non riuscivamo a salire, anche perché c'era un po' il problema del Covid, quindi non volevamo creare degli imbarazzi e saremmo quindi ritornati subito a casa nostra. Invece lei ha insistito tanto, ci ha fatto entrare, addirittura non solo il caffè, ma ci ha offerto due fette di torta che aveva appena sfornato, una torta tipica di quel luogo, e poi ce ne ha date altre due fette per la cena da portare a casa. Praticamente mezza torta già gliel'avevamo finita noi. Quindi pensa come è stato. Ancora mi ricordo come si chiama quella signora, la signora Tosca. Ma non solo, perché poi il giorno stesso abbiamo conosciuto un'altra signora, sempre per una situazione simile, mentre stava raccogliendo l'uva, perché stava un po' sistemando il suo vitigno, visto che c'erano stati gli uccelli che erano andati a beccare lì e quindi avevano fatto abbastanza danni. Questa qua ci ha visto mentre lavorava la sua terra e dalla grata ci ha salutato, ci ha detto cosa stavamo facendo. Abbiamo chiacchierato anche là del più e del meno, una genuinità che veramente fatico a trovare anche qua nella città dove abito. Gente rimasta proprio alle radici, ai valori della terra. Ed è stato bellissimo. Lei invece è la signora Luisa, che ancora ci ricordiamo come si chiamano. Infatti vorremmo tornare a Pontremoli per andare a salutare queste persone, poi tutte le altre persone che abbiamo incontrato. Andrea, è stata veramente una scoperta spettacolare. Ecco, in quella occasione mi sono reso conto che la cultura è tale solamente se dialoga con le persone che la portano avanti. Quelle sono donne e uomini fieri di essere pontremolesi, di appartenere alla Lunigiana, e portano avanti appunto alto il nome di questa terra. Mamma mia, che bella esperienza! Immagino che tu ti abbia molto arricchito. Sia a casa mia. Sia dal punto di vista culturale che, diciamo, proprio sociale anche. Sì. Ecco, adesso invece, come tu sai, io sono un amante, ma proprio amante del nucleare. Come sai, ho fatto anche un percorso. Molto bene. Stavo dicendo, infatti parlerò anche quest'anno, come esame in terza media, del nucleare. E purtroppo uno dei disastri più brutti è stato quello di Chernobyl. Anche se adesso, diciamo, un orrore che tempo fa pensavamo che fosse invisitabile, adesso invece esiste il vero e proprio turismo dell'orrore. Visite attorno e dentro la centrale nucleare. Faresti mai un viaggio del genere? Guarda, il turismo
ha tantissime facce. Cioè, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, quindi tutto ufficiale, turismo vuol dire che tu ti sposti dal tuo luogo di residenza abituale e ti rechi in un altro luogo per qualche periodo di tempo, comunque per un periodo inferiore a un anno, se no vuol dire che ti sei proprio trasferito, per dei motivi che hai scelto tu e quindi non per delle costrizioni. Quindi per esempio se è in atto una guerra e tu sei costretto a scappare, non stai facendo turismo. Oppure se devi andare per forza in quel luogo per ricevere delle visite mediche, quello non è turismo. Per vacanze invece sì, per svago, per una questione religiosa, il pellegrinaggio. Ecco, tra tutte queste possibili sfaccettature, anche la cultura, rientra il cosiddetto turismo dell'orrore. Dipende come tu lo vivi questo tipo di turismo, perché non va assolutamente demonizzato. L'importante è sempre la parolina magica, che io cerco di ripetere ogni volta che ne ho l'occasione, cioè il rispetto. Rispetto vuol dire che tu devi letteralmente, etimologicamente, distogliere lo sguardo al cospetto di qualcuno, di qualcosa. Quindi tu, per rispetto di quella persona, distogli lo sguardo, e questa stessa cosa la dobbiamo fare anche in tante altre situazioni, non solo quando siamo davanti alle persone. Lì chiaramente si è vissuta una tragedia, ma è importante anche andare nei luoghi dove si sono vissute le tragedie, altrimenti, estremizzando questa posizione, dovremmo dire che non è neanche consono recarsi nei campi di sterminio, perché lì si sono vissute delle tragedie. E invece, anzi, io ritengo che sia fondamentale andare nei luoghi veri, perché se noi guardiamo un documentario e basta, rischiamo di associare in maniera inconsapevole le immagini, magari anche associate ad una bella colonna sonora, a un film, perché quelle stesse caratteristiche siamo più abituati a vederle in film, cioè in storie frutto della fantasia. E invece così non è. Quelle persone hanno calpestato un suolo che tuttora si può calpestare, tuttora esiste, ed è proprio lo stesso identico, perché non è un luogo archeologico, non è stato scavato dalla terra, è ancora lì perché è passato poco tempo. Bene, la stessa cosa con questi disastri nucleari, la stessa cosa con Chernobyl. Vorrei tanto recarmi al suo interno, naturalmente in sicurezza, tutte le cose si fanno sempre in sicurezza, questa cosa non va dimenticata mai, e vedere con i miei occhi il luogo che ha anche contribuito a dipingere in una maniera totalmente negativa l'energia nucleare. Il problema nasce quando tutto questo lo si fa senza portare rispetto. Per esempio, c'è stata una serie televisiva, che non mi ricordo come si chiama, che neanche ho visto, perché devi sapere, Andrea, che io non ho mai visto neanche una serie TV in vita mia, perché ho sempre preferito fare dell'altro, però ho analizzato questo caso. A seguito di questa serie TV, tanti cosiddetti influencer si sono recati sul luogo della tragedia. La stessa cosa era successa con la Costa Concordia, la stessa cosa era successa anche col Ponte Morandi. È una costante, purtroppo, della nostra società, per farsi semplicemente dei selfie, per caricarli, e basta. Quindi senza nulla di nuovo apportare a quei luoghi e senza nulla di nuovo ricevere da quei luoghi. Ecco, questo certamente è un atteggiamento da rifuggire, un atteggiamento da non considerare, e invece andare per una voglia di conoscenza, per anche cercare di entrare in empatia con le persone che a un certo momento si sono viste costrette a intervenire in una qualche maniera, e qualcuno di loro anche probabilmente contribuito a provocare quel disastro. Ecco, cercare di entrare in empatia con queste persone, perché alla fine, se anche parliamo di disastri naturali oppure artificiali, eccetera, sempre parliamo di esseri umani e della relazione nostra con l'ambiente. Ecco, per la serie TV devo dirti che io l'ho vista, l'ho vista ben due volte. Sì, ci sono stati vari scandali. Infatti, ad esempio, ci fu la storia di una donna, quella che era sposata con un pompiere. Ecco, diciamo, HBO ha creato, diciamo, una sorta di finta storia, però, diciamo, e questa donna infatti disse no, io non ho, diciamo, racconto la storia vera, la storia com'era. E purtroppo
molte persone magari si soffermano sempre di più sulla serie TV, magari, oddio, che bello, vado a visitarla, però diciamo non ti interessa più di tanto, perché alla fine vai solo per il luogo, come hai detto tu, fare il selfie e finisce lì. Invece no, io ovviamente da fan, possiamo dire così, mi sono molto incuriosito di questa vicenda che, devo essere sincero, non conoscevo e sono andato a vedere magari dei documentari e ho iniziato anche a vedere dei video su YouTube di questi ragazzi, di queste persone che andavano a visitare la centrale. E diciamo da lì è nata la mia voglia di andare a visitare la centrale nucleare di Chernobyl. Immagini, Magari. Andrea, guarda, avrei anche la sorpresa di vedere una vita che è rinata attorno alla centrale. Naturalmente, sempre con tutti i problemi del caso che non sono stati annullati, però la natura dimostra sempre di averla vinta, nonostante i nostri disastri che noi esseri umani creiamo. Infatti, beh, comunque sia, la centrale, diciamo, il luogo rimane sempre fantastico. Poi ho scoperto anche un sito in cui proprio ti fanno andare in dei veri e propri hotel, magari sempre in quell'area, nell'area ristretta, nella famosa zona rossa, diciamo così. Ovviamente il mio desiderio è questo, però bisogna aspettare. Ecco, Ivan, a proposito. Sicuramente prima o poi potrei andarci, Andrea. Anzi, più aspetti, meglio è, secondo me. Quindi, quando sarai un po' più grande, vacci tranquillamente. E vivi l'esperienza a tutto tondo anche con questi alberghi. È molto bella questa cosa. Ecco, Ivan, a proposito di Chernobyl, volevo chiederti. Tu sai chi è Valery Legaslov? No. No, non ci credo. No, Beh, guarda, te l'ho detto, questa materia, dimmi te. Legaslov fu un uomo, un fisico, diciamo così, che fu mandato proprio ad osservare, a studiare, diciamo, la causa. Ecco, lui fu nominato eroe dell'Unione Sovietica. Ma perché? Perché ovviamente questa accusa fu data a lui perché, diciamo, i politici sovietici gli dissero che lui doveva mentire, doveva dire il falso. Infatti, in un'intervista, lui raccontò un sacco di cavolate. E poi ci fu un'altra, diciamo così, intervista, in cui lui andava proprio a denunciare determinate persone e lui lì disse: io ho mentito. Disse davanti a tutti che lui aveva detto queste cose perché era stato obbligato dall'Unione Sovietica. Ecco, a questo l'Unione Sovietica ha detto: o, diciamo, rimani in silenzio, non parli più con nessuno, non dire niente, non raccontare più niente. Oppure noi ti uccideremo. Infatti lui ha cercato di resistere all'incirca un paio d'anni, però dopodiché lui si è suicidato. Perché rimanere con questa sapienza, con questa cosa che ha scoperto e non poterla dire a nessuno, è sicuramente una cosa molto brutta. E così lui infatti decise di suicidarsi, perché non ne poteva più di avere questo peso sulla coscienza. Quali erano, Ovviamente, Andrea, le cose false che aveva detto? lui ad esempio aveva detto che l'errore fu, non fu umano, ma ci fu, adesso non ricordo benissimo, però diciamo disse che ad esempio l'errore fu dell'energia, perché si bloccò. Perché ci fu un blackout e questo provocò. E fu un falso. Poi lui ovviamente mentì anche sul livello delle radiazioni. Disse le radiazioni non sono state tante, quando in realtà sappiamo che è stato uno dei disastri nucleari più
pericolosi e mortali di sempre. Cosa adesso voglio chiederti? Purtroppo, diciamo, rimane sempre questa cosa della contaminazione. Però tu cosa ne pensi? Che un pezzo di storia sia rimasta lì. Ad esempio, se tu vai nell'ospedale, nella cantina dell'ospedale, trovi tutti gli abiti delle persone morte da radiazioni. Cosa ne pensi? Se tu dovessi andare a vedere quel posto, come reagiresti? Guarda, questo non lo posso sapere. Non lo posso sapere perché l'emozione che tu vivi al primo impatto non te la puoi mai immaginare prima. Questo è anche il motivo per il quale tante volte rimaniamo delusi, no? Cioè, magari aspettiamo di vedere una persona per tanto tempo, poi la ritroviamo e non proviamo quell'emozione che ci eravamo immaginati nella nostra mente. E allora ecco che entra in campo la delusione. Oppure tante altre volte abbiamo un'emozione maggiore rispetto a quella che avevamo preventivato. E in questo caso entra in campo invece la sorpresa. La cosa migliore è non aspettarsi mai nulla, quindi recarsi nei luoghi dove si vuole andare. Certamente non potrà mancare l'emozione. E lì non avere timore di provarla, quell'emozione. Devi sapere, Andrea, che io ho appena reso pubblico, ecco, un format di un programma TV dedicato proprio alla divulgazione. Ho scritto questo format, l'ho depositato presso la SIAE e l'ho presentato all'interno del master che sto adesso conseguendo. E un elemento fondamentale di questo nuovo programma di divulgazione è quello di non fingere l'emozione che si sta provando, ma provare quell'emozione nel momento stesso in cui la provi, quindi a telecamere accese. Ed è uno stile che ho voluto far mio e che è già presente in alcune esperienze di divulgazione, per esempio in Freedom, è invece assente in altre esperienze che sono molto più costruite e che per questo motivo non riescono a trasmettere lo stesso sentimento, la stessa sensazione in coloro che stanno guardando, perché capisci che in realtà il conduttore è già stato in quel luogo, hanno già montato le telecamere, hanno già montato le luci e quindi sta solo fingendo quando ci parla di sorpresa nel trovarsi in quella situazione, perché la sorpresa l'ha provata il primo minuto, ma non dopo mezz'ora che stanno preparando tutto il set. Ecco, quindi se io dovessi andare in un luogo del genere, magari anche all'interno di questo programma televisivo per raccontarlo, certamente vorrei vivere l'emozione insieme alle persone che mi stanno guardando. Magari anche conoscendo qualche persona che ha qualcosa da dirci a riguardo, perché ritengo che il contatto umano sia sempre una cosa ancora più toccante. Lì puoi vedere i vestiti, puoi vedere magari anche tanti oggetti che non si possono ancora toccare, puoi vedere la struttura, ma se poi incontri una donna o un uomo che magari in quel disastro ha perso un conoscente, ha perso un amico, ha perso un familiare, e vedi, leggi nei suoi occhi il dolore, anche nel ricordo, ecco, quella emozione sicuramente ti trasmette molto di più rispetto a un luogo fisico. Infatti, diciamo, bisogna andare lì e scoprire tutto. Adesso passiamo ad un'altra. Voglio farti una domanda che non c'entra molto, diciamo così, con Chernobyl, con la domanda che ti ho fatto prima, ma è una mia curiosità. Tu cosa ne pensi del paranormale? Ah, guarda, già il fatto di chiamare queste cosiddette, non so, situazioni, che possiamo definire nel modo più ampio possibile paranormale, è un errore, perché tutto quello che succede ovviamente è normale, cioè appartiene alla natura delle cose, altrimenti queste cose non potrebbero avvenire. Il paranormale non esiste. Semmai c'è, in alcuni casi, una nostra attuale incomprensione su quello che avviene. Ma grazie alla scienza è chiaro che mano a mano riusciremo a capire che cosa ancora non rientra nella nostra comprensione. Sono fenomeni che magari sfuggono alla nostra razionalità della vita quotidiana.
Ti faccio un esempio. Noi sappiamo che ci sono tante situazioni scientifiche controintuitive, che cioè noi non riusciremmo a comprendere all'istante nella nostra vita quotidiana, perché siamo abituati ad altri tipi di esperienze. Faccio l'esempio del cosiddetto entanglement all'interno della fisica quantistica. Ecco, è totalmente controintuitivo, non ci aspetteremmo il contrario rispetto a quello che succede, invece succede, è sempre successo, succederà ed è nella natura delle cose. Se noi poi ingrandiamo ed estendiamo quello che si riesce a vedere attraverso i microscopi in una maniera molto molto piccola, in per piccolissime particelle, a livello molto più grande, allora potremmo spingerci ad ipotizzare delle possibili spiegazioni anche per alcuni fenomeni cosiddetti paranormali. Di solito le persone hanno ben chiari quali sono questi fenomeni nei loro effetti, cioè sanno che per esempio in quel caso c'è stata una cosiddetta telepatia, quindi il fatto di provare le stesse emozioni, di comunicare a distanza, tele. Ma non sanno spiegarsi il motivo e magari immaginano che sia solo una suggestione. Quando invece ti trovi davanti a dei fisici importanti, riconosciuti in tutto il mondo, che grazie alla meccanica quantistica si spingono a fornire queste ipotesi, allora ti rendi conto che è molto più normale rispetto a quello che sembrerebbe. L'errore che non bisogna mai fare è quello di etichettare in maniera automatica tutti questi fenomeni che sfuggono alla nostra comprensione, che sfuggono alle leggi che riteniamo vere, come delle stupidaggini, e coloro che riescono a fare delle cose attualmente inspiegabili come dei cialtroni. Vi dico anche di fare attenzione a un'altra cosa. Esiste in Italia un comitato che è nato come Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, e il CICAP del signor Piero Angela. Ecco, ultimamente, negli ultimi anni, ha cambiato nome questo comitato, e adesso è Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Non lavoravano bene prima, di certo non lavorano bene adesso i signori che fanno parte di questo comitato. Perché? Perché fin quando si limitano a smascherare dei falsi santoni che si fanno pagare per creare queste situazioni cosiddette paranormali e ingannano la gente perché poi non forniscono nulla di concreto a queste persone, allora fanno bene ad operare. Ed è proprio ciò che dovrebbero fare secondo il loro statuto originario, le affermazioni sul cosiddetto paranormale. Oppure adesso le affermazioni, quello che si afferma sulle cosiddette pseudoscienze. Quando invece travalicano il loro campo di indagine, il loro campo di interesse per andare ad indagare, come dicono loro, altre situazioni, altri cosiddetti misteri, altre cose insolute oppure solute, ma che in realtà vengono trasmesse ancora al volgo, al popolo, come delle cose assolutamente incomprensibili, ecco, là bisogna fare molta molta attenzione, perché purtroppo loro dicono di controllare le pseudoscienze, ma tante volte sono loro i primi a non portare avanti e a non mettere in campo il metodo sperimentale, quello scientifico, quello galileiano, e a soverchiarlo completamente, piuttosto che partire dai dati, analizzando i dati per arrivare in caso a delle conclusioni, se i dati lo permettono, partono dalla fine, partono dalle conclusioni per cercare poi di far combaciare in tutte le maniere possibili i dati che sono disponibili con la conclusione, cioè con la posizione che già sin dall'inizio loro hanno deciso di portare avanti. Tutto questo in realtà io l'ho anche scritto, caro Andrea, all'interno del mio libro, perché ritengo che sia vergognoso il fatto che queste persone poi abbiano diritto di parola su tutti questi argomenti, quando poi, quando ne parlano, però dicono un sacco di stupidaggini. Persone che si autoproclamano divulgatori, ma che non lo sono né per formazione e né per attività, perché divulgare vuol dire trasferire, diffondere solo informazioni verificate. Quando non lo stai facendo, non stai facendo appunto divulgazione, ma stai facendo un'altra cosa. Quindi paranormale va studiato con grande attenzione, con serietà, così come la scienza già sta facendo, al di là di quello che ci raccontano questi signori.
Beh, Ivan, ottima risposta come sempre, però io ti devo contraddire perché Vai. io un minimo ci credo. Forse, Ma magari. infatti, no, no, assolutamente. Non mi stai contraddicendo così, anzi. Sì, volevo dire, infatti, sono venuto magari a scoprire anche degli YouTuber che praticamente, ovviamente. Qui per curiosità mia sono anche andato a vedere questo programma Misterio, in cui praticamente, di qualche anno fa questo programma, in cui praticamente ci fu una storia che mi colpì veramente molto, in cui praticamente si parlava di questa donna che fu rapita dagli alieni e venne rapita più e più volte. Allora io, diciamo, su questo argomento sono andato anche un po' ad approfondire, sempre magari tramite documentari oppure anche tramite un ragazzo che proprio parla di queste cose e ha fatto un'intervista a questa donna. E questa donna racconta queste cose normalmente. Ecco, in questo caso io non so spiegarmi se questa persona stia mentendo, perché magari anche quando parla tu vedi che gli occhi non fissano magari l'altra persona, ma sono persi nel vuoto. Quindi magari quando la vedi ti rimane il dubbio, perché non sai se anche lei sta mentendo. Guarda Andrea, no, ho capito perfettamente quello che dici. Il discorso qua è che coloro che utilizzano il termine paranormale lo utilizzano sempre e solo per screditare il fenomeno e di conseguenza screditare coloro che ne parlano. Non a caso si sono inventati, no, questo nome. Se però noi che siamo amanti della conoscenza e che facciamo divulgazione, appunto, vogliamo capire di più relativamente a tutto questo, ricordatevi che il primo passaggio di qualsiasi atto divulgativo non è il processo di traduzione, cioè trasferire quei concetti complicati in maniera semplice per le persone, ma è il processo di indagine, cioè prima di tutto bisogna indagare su quella situazione, bisogna quindi effettuare un'inchiesta giornalistica, per questo è bene che i divulgatori abbiano una preparazione giornalistica e solo dopo capire cosa è reale e cosa è falso per poterlo divulgare. Utilizzando il metodo scientifico, che cosa dobbiamo riconoscere? Che al di là della testimonianza di questa signora, ed è una delle tantissime, cosa sappiamo noi su questi cosiddetti alieni, cioè su delle forme di vita che non appartengono a quello che noi possiamo vedere tutti i giorni, i cani, i gatti, eccetera. Basta analizzare il fenomeno dei cosiddetti, chiamiamoli come dovrebbero essere chiamati, dei fenomeni non identificati. Possono essere fenomeni aerei, possono essere fenomeni subacquei, eccetera, eccetera. I cosiddetti UFO, ok? Ecco, qual è la loro natura? Molto, molto probabilmente non è un tipo di tecnologia conosciuta dall'essere umano. Questo lo dicono i più grandi esperti e non c'è praticamente più alcun dubbio, a meno che non esista una nazione a noi sconosciuta, non lo so, sott'acqua, che è riuscita a raggiungere dei livelli che noi forse potremmo raggiungere tra 1 milione di anni con la nostra tecnologia. Quindi è chiaro che non è possibile. Bene, che cos'è? Sono fenomeni naturali, però dotati di in intelligenza, oppure sono fenomeni provenienti da qualcuno che si trova oltre il confine della nostra terra? Utilizzare il metodo scientifico e sperimentale. Questo per verificare qualsiasi tipo di cosa. Coloro che dicono paranormale dicono anche complottista, dicono anche complottismo, eccetera, eccetera. E io, all'interno del mio libro, caro Andrea, per la prima volta ho spiegato con degli esempi le differenze che esistono tra bufale, fake news, teorie del complotto e bugie mediatiche, eccetera, eccetera. Non si può utilizzare questa parola perché è scorretta da un punto di vista lessicale e da un punto di vista di metodo. Quindi attenzione a chi usa questi termini. Beh, grazie per avermi, diciamo, non ho ancora risolto i miei dubbi, però, diciamo un Perché po'. ci sono ancora, ecco perché. Infatti, ma avermi
Andrea, diciamo... infatti mi ha fatto venire in mente, fammi dire quest'ultima cosa, ecco, ci sono dei dubbi, quindi bisogna riconoscere, questo è il metodo scientifico, che non è possibile prendere una posizione, coloro che l'hanno già presa non raccontano sempre cose reali, anche in televisione e soprattutto in televisione, per questo bisogna prestare la massima attenzione alle persone che vengono presentate come divulgatori in TV, perché molte di queste di fatto non lo sono, e quindi attenzione anche a quello che dicono, perché in quasi ogni trasmissione forniscono delle informazioni totalmente errate che quindi bisogna costantemente andare a verificare, non ci si può fidare in maniera automatica, non si può arrivare a una conclusione, la posizione non viene presa, questo è lo scetticismo. Io, Andrea, dal mio libro poi ho creato nel 2020 la rubrica Lo Scettico. Lo scettico è colui che prende una posizione solo se i dati lo consentono. Se i dati non lo consentono, quella posizione non può essere presa perché non è oggettiva. Ci si muove nel campo quindi delle ipotesi, delle opinioni, e chi è scettico non può permettersi tutto questo. Ovviamente, come sempre, risposta molto approfondita. Adesso vorrei farti un'ultima domanda e poi ovviamente ti lascio. Un argomento che anche ultimamente, diciamo da sempre, è andato in onda è quello della televisione. La televisione è, possiamo dire, un mondo, diciamo, di verità e di bugie allo stesso tempo. Io vorrei, diciamo, se dobbiamo parlare della televisione ci vorrebbero interviste su interviste, però questa volta voglio soffermarmi su una cosa che noi vediamo praticamente tutti i giorni, il telegiornale, le notizie. Ecco, adesso faccio una mia ipotesi, secondo me molte delle notizie, magari le notizie reali, vengono modificate per far credere magari anche alla persona che questa cosa sia reale o questa cosa sia falsa. Io poi ho notato anche una cosa che, diciamo, dall'inizio della guerra adesso, all'inizio c'erano sempre notizie, paura, tutto, erano praticamente sempre collegati e ogni volta al telegiornale si parlava praticamente solo di questo. Invece adesso, che comunque è passato un po' di tempo, ma alla fine la guerra lì c'è, però adesso non se ne parla più. Adesso è come se non è mai successo niente. Allora Andrea, dietro di me, come tu ben sai, c'è il tavolo delle meraviglie, che è un elemento fondamentale per Fiore Kids, anch'esso nato sempre dal libro L'acqua e bruma in una scuola. E all'interno di questa trasmissione io ho lanciato l'idea del gioco delle domande, cioè i bambini e i ragazzi che mi seguono, tra cui naturalmente tu, devono farsi sempre almeno una domanda su tutto quello che viene loro detto. Sempre a scuola, perché ecco, quante stupidaggini che ci vengono a raccontare a scuola, ok, telegiornali, ma a scuola ci viene detto, per esempio, che fino a 30.000 anni fa nel Mediterraneo c'erano i pinguini. Questo viene raccontato anche in alcune scuole superiori, in alcuni libri di testo nuovi, ed è una delle ultime cose che ho potuto riscontrare. Insomma, praticamente trovi delle fesserie in ogni libro di testo della tua classe, ok? Il telegiornale poi è un'altra bella questione, perché il 99% di quello che vi dicono, di come ve lo dicono, eccetera, eccetera, è assolutamente infondato. Ogni volta che voi accendete la TV e ascoltate una sola affermazione, andate a verificare quell'affermazione, perché nel 90% dei casi è falsa, è errata. Potete anche decidere di non verificare, l'importante è che non prendiate per vero quello che ascoltate. E cioè, se lo fate per intrattenimento, per sapere quello che viene detto in TV, fatelo tranquillamente. Ma attenzione, perché il nostro cervello ci può ingannare, quindi fate sì che l'informazione che avete ascoltato non si trasformi nel vostro cervello come un'informazione acquisita, cioè come una cosa che avete imparato, perché non avete imparato nulla, avete solo ascoltato delle cose che vengono raccontate. Ma prima di apprendere quell'informazione, prima di farla vostra, dovete controllare che sia reale.
Il telegiornale è esemplare da questo punto di vista. Praticamente tutte le bufale che ci vengono raccontate in TV sono concentrate all'interno di tutte le edizioni dei telegiornali. Pochissimi canali si salvano e di certo non sono quelli, non solo i sette principali, ecco, ai quali siamo abituati, di certo non sono quelli. È proprio nel nostro Occidente che c'è propaganda, nonostante qualcuno dica il contrario, è proprio da noi. Basta vedere appunto come si strutturano i telegiornali. Alle grandi agenzie arrivano delle notizie, nell'ordine tra l'altro solito, che devono essere trasferite. Notizie cosa sono? Sono semplicemente un insieme di affermazioni. Non sono dei fatti che sono avvenuti e che poi vengono raccontati. Purtroppo la notizia in Italia non è più assolutamente questa. E viene già detto alle redazioni come deve essere raccontata quella notizia. C'è di più. Perché sono i giornalisti stessi che si autocensurano. Non sanno nulla di politica, non sanno nulla di scienza, non sanno di come funziona il mondo, perché non hanno le competenze necessarie per sapere tutto questo, e poi si autocensurano perché hanno il sentore che magari non possono indagare troppo in una certa direzione, sarebbe meglio invece dire quello che già altri hanno detto. E quindi, vuoi per incompetenza, vuoi per ignoranza, vuoi per interesse e disinteresse, ecco che alla fine tutti raccontano la stessa cosa e quella cosa purtroppo è quasi sempre falsa. Quindi informatevi dove. Dovete conoscere la fonte. Di certo non è attendibile la RAI, di certo non è attendibile la Mediaset. Dovete andare alla fonte originale di qualsiasi notizia, vedere chi per primo l'ha messa in giro, vedere se ci sono dei riscontri reali, oggettivi, perché se solo esistono questi riscontri, allora vuol dire che la conclusione del ragionamento è condivisa. Visibile con tutte le persone, perché i risultati del processo di analisi e di indagine sono dei risultati oggettivi e nessuno li potrà negare, sempre la fonte originale. E se non riuscite a farlo, allora cercate di capire quale può essere il canale che più si addice a queste cose. Non spetta a me. Era facile quando c'era lo scettico nell'estate 2020 che vi smontava tutte le fesserie appunto dei telegiornali, dei grandi media, e vi diceva come andavano le cose mostrandovi proprio la bibliografia per tutte le situazioni. Più difficile invece diventare noi, scettici di noi stessi. E quindi quello che un tempo veniva fatto da un'altra persona dovrebbe diventare qualcosa che siamo in grado di fare tutti, cioè una cassetta degli attrezzi che sempre possiamo avere e portare con noi e dalla quale sempre possiamo ricavare dei nuovi strumenti per poter navigare e muoverci in questo mondo totalmente denso di propaganda. Ovviamente, purtroppo, anche magari grazie a questo tuo consiglio, anche io stesso lo faccio, perché magari certe volte mi incuriosisco su determinati argomenti, poi magari che sono stati dati al telegiornale, poi vado a vedere e la versione è completamente diversa. Anche se purtroppo, anche quando si va a cercare la fonte originale viene coperta da tante fonti false, oppure magari fonti che hanno copiato quella cosa, l'hanno modificata e magari pensano di essere coloro che, diciamo, la fonte principale. Ad esempio, Mediaset, io lo dico qui tranquillamente, una notizia, adesso non ricordo quale, però c'era una notizia che mi incuriosì tantissimo. Allora andai a cercarla e c'erano tanti siti con le stesse identiche frasi. Cioè io mi arrabbiai talmente tanto, perché cioè, vuol dire spudoratamente copiare. Copiare e incollare, stop. Ma almeno copiassero Andrea delle fonti giuste. Uno dei più classici esempi vengono dall'ANSA. Sapete quante notizie vengono copiate dall'ANSA ma dalle fonti sbagliate? E quindi anche nel campo della scienza dicono cose totalmente non contenute nelle fonti originali che vengono però citate. Cioè non sanno fare il loro mestiere. Quindi diffidate da quelli che chiamiamo giornalisti semplicemente per consuetudine, perché sono iscritti all'albo dei giornalisti. Ma il giornalismo è un'altra cosa. Ovviamente questo mondo, questa cosa andrà sempre più smascherata, però secondo me molte persone hanno anche paura di farlo, perché ovviamente essendo Mediaset, RAI, sì, multinazionali, comunque
una persona, un paio di persone, mettersi contro, cioè perderesti, anzi, non avresti neanche il coraggio di dire, perché verresti subito bloccato. Ed è questa Infatti io dico sempre, purtroppo. Andrea, che ciascuno è responsabile di se stesso, quindi ognuno può prendere le sue scelte, però poi se ne vedono le conseguenze, quindi per questo vi dico fate attenzione. Poi la responsabilità è vostra, fate voi, a me non interessa. Purtroppo c'è da dire, questa è l'Italia. E in effetti sì, ognuno ha il paese che si merita, quindi. Beh, grazie per l'intervista. Spero non ti abbia annoiato con le mie domande. Ma no, anzi, mi hai fatto dire delle cose che veramente non mi aspettavo all'inizio, quindi sono molto, molto contento. Mi hai sorpreso con le tue domande e vi assicuro anche che le risposte che ho dato non le ho mai date in altre interviste perché erano le domande diverse. Quindi bravo, Andrea. Molto spesso ti fanno sempre le solite domande e ti rompi le scatole dopo 2 secondi. Invece stavolta non è mai successa questa cosa. Quindi, nonostante sia stata la prima volta, guarda, hai un futuro anche in questo campo. Si vede che sei molto curioso di sapere le cose. Quindi complimenti, Andrea, complimenti. Grazie mille. Ci vediamo alla prossima, magari con un'altra intervista un pochino più interessante, un pochino più lunga, dai. Va bene, grazie Andrea, grazie mille e grazie a coloro che ci hanno visti. Alla prossima.